Amici di Mari da Caterini.it, siamo con il direttore di TV 2000, Paolo Ruffini, che ha lanciato una serie di documentari dedicati alle biblioteche, dal titolo Una biblioteca, un libro. E siamo al Ministero dei Beni Culturali. Ci racconta come nasce questo progetto? L'idea nasce dalla nostra fissazione, viene a dire passione, per ribaltare l'uso della televisione. Cioè la televisione, anziché essere come una scatola che dice poco, una scatola che fa dimenticare, no? In qualche modo ipnotizza, la televisione come strumento per riconnettere passato e presente, generazioni, dare un senso alle cose. Quando Maria Teresa Di Vito, che è l'autore del programma, mi è venuta a parlare di questo progetto, mi è sembrato una cosa molto bella, cioè riconnettere una biblioteca con un intellettuale che l'andasse a visitare, con i libri che ci stavano dentro, con le storie che sono contenute in ogni libro, che potevano essere fatte rivivere, farla vivere poi sulla televisione e poi anche sul web, perché la televisione ha una sua presenza sul web, e quindi riconnettere generazioni, storie, libri, memoria. Ecco, diciamo, non c'è niente di peggio che considerare i libri come una nicchia, la cultura come un luogo altro, le giovani generazioni come irrimediabilmente perse a questa dimensione. Non è così, non è vero. Quindi questo piccolo programma di una piccola televisione ha questo senso, con un po' di sale in una minestra insipida che è la televisione dei nostri giorni. Qui in conferenza, più che giornalisti, ho visto studenti, c'è proprio una adunata di licei, credo. Sì, perché appunto nella nostra fissazione di dire guardate, questa cosa vi riguarda. La biblioteca non è solo quella di Harry Potter, ma voi potete andare nelle biblioteche vere dove c'è la storia, dove voi potete prendere un libro che è stato toccato da personaggi che voi state studiando e fare rivivere questa storia. Adesso, diciamo, poco fa nella presentazione Remo Bodei ha detto che le biblioteche sono come degli alberi secolari che rifioriscono ogni stagione e rifiorendo danno un sapore nuovo a quello che hanno. Venire in una biblioteca, poi non è che devono venirci tutti, però qualcuno può trovare questa passione e invitare dei ragazzi, per noi aveva il senso di creare questo crossover fra generazioni, no? Io lo dico spesso, diciamo, il mondo della televisione ha ridotto la parola share ad un insulto. La parola share vuol dire condivisione, dipende da cosa si condivide. Noi oggi abbiamo voluto condividere con dei ragazzi il sapore, l'odore, la fisicità di una biblioteca e fare venire la passione per guardare dei documentari che raccontano le biblioteche fantastiche, magari visitarla e magari raccontarla e magari creare altre connessioni. Senta, lei ha parlato di share, ci fa un bilancio di TV 2000 quest'anno? Sì, TV 2000 sta crescendo negli ascolti, sta crescendo mi pare anche nella percezione di quello che è, magari è una televisione poco conosciuta o ne si conoscono soltanto alcuni frammenti. È una televisione che cerca di fare cultura, che considera la televisione come uno strumento di fare cultura, è una televisione che fa programmi, fa film, eccetera. Quindi noi in questo momento viaggiamo come share tra lo 0,70 e lo 0,80, sono circa 100.000 persone che ogni giorno in media sono connesse, per la connessione al TV 2000, 3 milioni circa invece le visualizzazioni e quindi le connessioni sporadiche ogni giorno su TV 2000. E in un panorama così competitivo è un numero rilevante, chiaramente una piccola televisione, ma credo che sia una di quelle cose che dà un senso alla televisione contemporanea. È una televisione contemporanea ed è una televisione generalista. E che cosa vedremo nel 2017? C'è qualcosa di nuovo che ci aspetta? Tra le cose nuove che vedremo c'è per esempio un programma a cui noi crediamo molto, che sfida un tabù, che è sfida il tabù della malattia, del tumore. Noi raccontiamo col linguaggio del docu-reality, anzi del docu-musical, creando anche lì una connessione, un crossover tra il linguaggio del docu-reality e il musical. E seguiamo la vita delle donne malate di tumore che hanno seguito il percorso della chemioterapia al gemelli e che ne sono uscite. Ne sono uscite anche attraverso questo sentirsi gruppo e questa sfida di una malattia che hai dentro e che puoi combattere senza perdere non solo la speranza ma anche l'allegria. Il programma si chiama Che mie amiche, partirà a febbraio. Formato originale. Una collaborazione tra noi e Discovery. È un formato originale? È un formato originale, prodotto da Chimera,
per noi e per Discovery. Anche in questo vi abbiamo creato un crossover tra TV2000 e le televisioni più vitali sul panorama digitale terrestre. Un altro programma che partirà a fine gennaio si chiama Avanti il Prossimo, è un talk show di prima serata sui temi sociali, culturali e anche politici. E altre novità, sarà un programma creare un legame tra nonni e nipoti, con un talk tra nonni e nipoti, vedendo che cosa l'uno può insegnare all'altro. Si chiama Il programma del secolo, lo condurrà Michela Ginestra. Queste sono alcune delle novità. Ci sarà Franco Nembrini che leggerà Pinocchio, sta finendo di fare il programma su Dante e farà in 10 puntate una lettura di Pinocchio.